Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Come sempre vi invito per prima cosa a dare un'occhiata al mio sito www.igorsardi.com dove potete trovare centinaia di lezioni gratuite e anche molti libri, raccolte, trascrizioni, corsi che ho fatto, pubblicato. Quindi dateci un occhio. Oggi vado a cerco di accontentare una richiesta di una persona che mi segue da moltissimo, Kelly. Che ahimè, per me, purtroppo per me, è inglese o americano, non ricordo, quindi parla giustamente madrelingua, e invece il mio inglese, come sa, è pessimo. Quindi fare una lezione in inglese non mi sembra a caso, però cercherò di metterti i sottotitoli. Quindi si parla di ghost notice perché mi ha chiesto un approfondimento di questo argomento perché ha delle difficoltà nell'esecuzione di questa tecnica. Io ho già fatto delle lezioni mesi fa, l'anno scorso, però vado volentieri ad approfondire un po' l'argomento cercando di ripartire da concetti base di questa tecnica, e per fare ciò io consiglio, come primo esercizio, di scordarsi un attimo della mano sinistra, left hand, e concentrarsi sulla destra. Quindi tenere stoppate le corde e iniziare a fare il ghost. Io, come sapete, come ho già spiegato nelle lezioni precedenti, come tecnica principale, come posizione principale per la mano destra, utilizzo quella vicino al ponte, al bridge. Però nulla vieta di fare gli stessi esercizi dove vi torna più comodo. Quindi, primi esercizi: fare il ghost molto lentamente con le note, con le corde appunto stoppate, col metronomo a velocità ridotta, poi aumentare piano piano, gradualmente. Esempio, 4 ghost per corda, 4 su mi, 4 su la, 4 su re, 4 sul sol, torno indietro. Altrimenti, terzina, ad esempio, una terzina per corda. Oppure una ghost, per corda, quindi. Potete inventarvi i vostri esercizi. Che è sempre la cosa migliore, poi alla fine, prendendo un rispunto. Quando inseriamo poi le note, quindi mano sinistra, prendiamo ad esempio un Si bemolle, possiamo fare con una nota sola, ad esempio ottavi, quindi se il metronomo ta 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 ta. Posso fare una nota e una ghosta, ad esempio. Oppure la prima ghost, la seconda nota. Oppure due note, due ghost. Tre note e una ghost. Oppure anche l'inverso, tre ghost e una nota. Due ghost e due note. Ghost, una nota e una ghost. Scusa. Anche qui si può avere infinite possibilità. Altro consiglio, quello di fare le scale molto lentamente, oppure anche esercizi classici 1, 2, 3, 4, quindi un dito per tasto. Però farle, ad esempio, una nota e una ghost, quindi. Pure le scale, per esempio Si bemolle maggiore. Oppure
possibilità sono infinite. Un altro consiglio che volevo darvi oggi è quello di fare attenzione anche a quale corda, su quale corda eseguo l'agosto. Faccio un esempio. Facciamo un semplicissimo groove, una linea di basso semplicissima in Mi, per esempio. Lentamente vedete. Quindi sono tutti sedicesimi. Però con le ghost, quindi Mi, ghost, Re, ghost. Sembra fatto così. La Sol diesis, Fa diesis, Fa, Mi. Ecco, prendiamo solo la prima nota e la prima ghost. Io posso suonarla sullo stesso, diciamo, tasto, sulla stessa corda di dove suono la nota, quindi Mi, ma posso anche suonare la ghost sulla corda sotto, ad esempio, quindi sul Re. E mi cambierà sia il suono, sentite. Sia anche può essere un'opzione in più per l'esecuzione di un groove magari un po' più complicato. A volte scegliere una corda diversa dove fare la ghost può aiutarci, può semplificare l'esercizio. Quindi questo è un altro consiglio che vi do. Proviamo un altro groove Sentite la differenza se io facessi tutto in sedicesimi senza le ghost. Se ci inserisco piano piano le ghost, quindi faccio lento. Velocità poi più elevata, sentite la differenza. Quindi le ghost sono fondamentali, però vi consiglio di creare dei semplicissimi pattern, dei semplicissimi groove. Inserire piano piano qualche tiamo conto che avete inventato questa linea, poi posso inserirci le ghost piano piano. Quindi invece di fare più cosa ho fatto, però più o meno avete capito. Questi sono solo alcuni esempi, qui ci vorrebbero almeno una decina di lezioni per dire tutto quello che vorrei, però per oggi mi fermo qui, che credo Kelly, parlo a te, ma parlo a tutti quelli che mi guardano. Credo che già fin qui gli esercizi da fare siano moltissimi. Ovviamente li scrivo tutti e trovate tutto nel PDF allegato. E in più farò altre lezioni magari dedicate all'argomento e come creare delle linee di basso efficaci inserendo
il ghost. Ovviamente il funk, quello è il genere che si presta meglio, ma io ad esempio le utilizzo quasi tutte, quasi ovunque, quasi tutti i brani che sono, mi viene proprio naturale. Quindi ti ringrazio per la richiesta, che per me sono sempre motivazioni e anche idee nuove per le lezioni. Invito tutti voi a fare altrettanto se volete approfondimenti su qualche tecnica, sull'armonia, sull'improvvisazione, sulla lettura, su tutto. Basta lasciare un messaggio, io poi piano piano le faccio tutte. Ragazzi, per oggi è tutto, vi aspetto poi alla prossima lezione e come sempre se vi piace questo tipo di lezioni, se le trovate interessanti e utili, mettetemi un mi piace e magari anche condividete che mi aiutate nel mio piccolo a crescere un pochino. Grazie a tutti, buona serata e al prossimo video.